sa, prova. Dalla Villa Reale in Monza, il Brianza Book Festival. Cominciamo subito col presentare i nostri ospiti. Flavia Todisco! Francesco Becchi. Guido Mattioni. Carlo Martigli. Andrea Vitali. Ci siamo. Intanto benvenuti a tutti voi, grazie di essere intervenuti questa serata. Vi starete chiedendo, manca un ospite? No, arriverà un po' in ritardo. Mi ha mandato un messaggio che sta facendo colazione. Tra poco sarà qua con noi. Che cos'è il Brianza Book Festival? Il Brianza Book Festival è stata la serata di ieri con altri sei autori, la serata di oggi. Si svolge due volte all'anno, c'è l'edizione estiva che è stata a giugno appunto, e l'edizione invernale che è questa qua, quindi due edizioni, che poi non è che è una tradizione lunghissima perché è appena partito. L'edizione estiva di giugno è stata la prima edizione in assoluto. È un festival che nasce come tante belle cose, nascono così per caso, chiacchierando con il buon Roberto Masi, che è quello arrivato, che è il patron del Brianza Rock Festival, cercando di fare una rassegna letteraria all'interno del Brianza Rock Festival, è nato il Brianza Book Festival in pochissimo tempo. E si pone tre obiettivi il Brianza Book Festival. Uno è quello di dare lo spazio ai giovani autori e alle piccole case editrici. Il secondo è quello di portare a Monza, che Monza è una città che si merita anche un bel festival letterario, di portare a Monza un festival letterario che si rispetti. E il terzo è quello di rendere la letteratura, il libro, il leggere, un po' alla portata di tutti, di togliere quella patina grigia che il libro in genere ha davanti, questa associazione libro uguale pesantezza. Invece leggere è bello. Leggere è una bella cosa. Detto ciò, io passerei direttamente ai nostri ospiti. Siete pronti? Qualcuno ha già fatto presentazioni con me? Sì? Sono anche tornato. E sei anche tornato, perché praticamente per rendere la presentazione anche più simpatica, ma non solo quello, prima ancora di parlare dell'autore, prima ancora di parlare del libro, che poi anche parlare del libro, parlarne troppo, si toglie un po' di piacere poi della lettura, come se tu vai ad andare al cinema, arriva l'amico di turno e mi racconta la trama e dico grazie. Quindi faremo qualche domanda per conoscere la persona. Cominciamo dalla persona, poi l'autore e poi parliamo anche del libro. Cominciamo con Flavia Todisco. Flavia Todisco nasce a Milano, poi va a Verona, poi torna a Milano, poi basta, collabora con le testate, come? A Parigi, c'è una parentesi parigina, collabora con le testate e esce Schegge nella raccolta di Liriche, attualmente insegnante di lettere, un grande mestiere. Una collega. Poi magari ne approfondiamo anche l'argomento.
Allora, cominciamo subito con le domande, quelle così, un po' ad minchiam, no? Se mi permetti il termine. In quale negozio svuoteresti la tua carta di credito? Intimo. Si guarda la serata, è interessante. Accetto. Un negozio di intimo. Svuoteresti tutta la tua carta. Va bene. In questo momento davvero. Maschile o femminile? Non scontri che a me. Diciamo che entrambi, sì, sì, misto. Molto bene. Il grande amore della tua vita. Il grande fo. Quale strumento musicale ti piacerebbe suonare? L'arpa. Risposta secca, immediata. Se fosse una verdura. Zucchina. Non dico niente, non commento, non lo dico. Libro o tablet? Questa è ascoltatissima. L'unica cosa che mi impedisce veramente di essere me stessa è... il cellulare. Rischiamo anche te del... Sì, per lavoro, per public relation, per... però insomma... Va bene. Allora, la Flavia Todisco ci porta il libro Senza scontrino non si esce. Qua c'è in mano, se lo vedete, poi c'è la passerella di lato. Edito della finanza. Senza scontrino non spesso me lo dico. Edito dalla guerra di finanza, giustamente. Sono una raccolta di racconti, sono 22 racconti brevi. I personaggi dei vari racconti si ritrovano a dover pagare uno scontrino, i saltimbanchi, i famosi saltimbanchi. Ce ne parli, ce ne racconti, ce li descrivi. I personaggi di questa raccolta sono personaggi bizzarri, comuni. Io ho iniziato a scrivere questa raccolta dopo un periodo di lontananza dalla scrittura, autoinferto. E mi ero sempre detta che non avrei mai scritto racconti perché è necessario costruire un microcosmo perfetto per realizzare dei racconti e non mi sentivo all'altezza. Adesso non sto dicendo di avere creato dei racconti perfetti. Si sono imposti questi personaggi e io ho scritto quasi di getto i primi 5 racconti. E al quinto racconto si è palesato questo titolo, Senza scontrino non si esce, mi piaceva tanto, sapevo che sarebbe stato il titolo della raccolta, non sapevo quanti racconti avrei scritto, non sapevo che storie avrei raccontato, non sapevo quali personaggi avrei creato, realizzato e rappresentato, ma sapevo che questo fio da pagare da parte di questi personaggi, che sono comuni, sono bizzarri perché abitano le pieghe dell'esistenza, perché sono tutti personaggi che nel bene o nel male si trovano a dover fare conti con l'umano esistere e devono compiere un salto, devono fare una scelta. A me piace, in questa raccolta è piaciuto fotografare e rappresentare il momento che precede la scelta. Il momento dell'ambiguità, il momento della sospensione, come è rappresentato anche nella copertina del libro che è stata realizzata da un mio ex studente. La vedete in fondo, eh? E quindi questo è il leitmotiv di questa raccolta. I miei personaggi sono bizzarri, alcuni appunto con molta ironia affrontano i casi dell'umano esistere, i casi della vita. Altri sono personaggi che pagano un prezzo più caro. Cioè sfioro anche un piccolo caso di abuso femminile, di pedofilia, è il mio modo per contribuire, denunciare questo messaggio. Con gli argomenti ma con tono... Sì, molto pacato, con molta ironia, c'è un grande amore per la vita in questa raccolta, c'è un grande amore per la vita, molta ironia, perché a mio avviso
ne vale sempre la pena, ne vale sempre la pena, e affrontare tutto appunto con leggerezza, con la saltimbanca. Un bel messaggio. Il tuo preferito tra questi, anche se non è facile dover scegliere tra le tue creature, però se ce n'è una che ti... Allora, la Prifila, Ermenegilda, questa... Ermenegilda, è la protagonista... Come c'è il nome, scusa, curiosità? Lo so, che questo me lo chiedi da quando ne abbiamo parlato la prima volta. È venuto, non è arrivato. Ermenegilda... È arrivato. Così. È una vecchina che ha preso un appuntamento con il proprio medico il lunedì. Il giovedì si presenta a questo appuntamento vestita di tutto punto, con la borsetta della festa, l'abito della festa, e sa che sarà visitata per prima. Qualcuno muore e malauguratamente la moglie del defunto telefona al medico che sovverte l'ordine delle visite, e Ermenegilda si arrabbia molto e farà di tutto per essere visitata per prima, ma non vi dico come. E lo scoprirete solo leggendo. Prima di andare a leggere una parte del tuo racconto, hai programmi per il futuro, qualcosa nel cassetto, di affronto, qualche pubblicazione? Sto scrivendo un romanzo e avrei iniziato a scrivere il mio primo dramma, perché una delle mie grandi passioni è il teatro. Andare a teatro, misurarmi con la drammaturgia è una bella sfida con me stessa. Ho iniziato a scrivere, vedremo. Perfetto. Prima di chiamare a leggere Barbara Violani, che adesso non so dove si trova, poco fa volevo raccontare una cosa, poi ti faccio leggere il tuo brano. Non c'entra niente, però ero qua sotto, appena sono entrato, mi ha fermato subito una signora copia, mi ha detto, ma lei è lo scrittore? Io, non mi capita spesso, anzi forse è la prima volta che mi capita. Sì, sono io. Complimenti, ci piace come scrivi, questo mio marito, prendo la famiglia, grazie. Faccio un video subito, ma non possiamo, siamo qua con la Mediolanum, questa è una cosa, però è pazienza. Salve, saluto, buonasera signora, e lei, buonasera signor Vitali. Sono così conciati. No. Severo. Grazie. Siamo bene. Allora, chiamiamo Barbara Violani a leggere il brano, perché per ogni scrittore verrà letto da un giovane autore. In questo caso Barbara Violani non è una giovane autrice, ma aveva lanciato... Ho lanciato su Facebook una specie di concorso, tra virgolette, che scrivevano, avrebbero letto il brano durante la serata. Ha vinto l'Est la prima a scrivere, ha vinto l'Est l'unica a scrivere, quindi... Mettiamo il microfono. Non ci posso credere. Accidenti. Zizipo. Acciderboli. Capisci? Oh mamma Saura. Catteri. Fantastico. Ciccia. Ehi bello. Ma dai. Credici, tesoro, che disastro, ma va, che pasticcio, caspita, regolare, scusa, pronto, ma che scherzi sono, stupiscimi, stellina, li hai amati, molto, non lo negare, le hai amate, intensamente. Non mentire a te stesso, pertanto non te ne puoi liberare e ne puoi scordare. Queste sono le loro vestigia e tu, uomo o donna che sia, ne sei l'ignaro custode. Come vestiti che si calzano addosso a pennello, che indossi con orgoglio e con brio nelle giornate di sole e tutto intirizzito nelle giornate di pioggia e vento, quelle fredde in cui il gelo cerca di penetrare dentro di te, tu le usi, ti batti con esso.